Buongiorno e benvenuti da Scandal. Quest'oggi siamo insieme sul dev server 1.43.6.8 e la patch che attualmente è online sul dev server. Finalmente anche perché mercoledì scorso ero stato impegnato nella gara di carri. Adesso questo mercoledì faremo un'altra gara di carri che va online in diretta su Twitch TV. E purtroppo mi mettono il dev server aperto solo il mercoledì. Però adesso non vorrei arrivare troppo tardi, anche perché secondo me e i tempi della Gaijin solitamente questa patch non è lunga da essere messa online direttamente per tutti. Partiamo con Big Dick, che è la skin del Mustang nuova, bellissima. Io vi posso suggerire tanti ragazzi italiani, tra cui anche Max86, che fa bellissime skin, soprattutto anche dei Mustang, i miei amatissimi Mustang, e questa è una delle più belle. Intorno ci siamo guardati, oramai siamo diventati padroni di questo piccolo aeroporto. Ormai abbiamo conquistato la torre di controllo, ci sono gli uffici là in fondo e questi due imperiali hangar che si stagliano dietro di noi. Prima avevamo una specie di catapecchia, ma siccome siamo diventati ricchissimi con l'andare del tempo, ormai ci possiamo permettere tutto. Sarebbe anche una figata magari con l'avanzamento del livello del pilota poter avere sblocchi estetici sull'hangar, però comunque già questo è un vero e proprio capolavoro perché è fatto veramente bene. Rimane una patch che adesso vediamo in overview, cioè vediamo più o meno che cosa c'è di nuovo e poi chiaramente i commenti si faranno post patch, perché adesso ho provato a fare un paio di gameplay con un paio di aerei giusto per vedere com'era. E vi dico la verità, non ho trovato grossissime differenze, però è anche vero che l'ho provata, cos'è, 10-15 minuti, quindi non ho potuto capire veramente tanto del lavoro immenso che è stato fatto in questa che è una delle patch più, diciamo, aspettate dalla community e che Gaijin sta soffrendo particolarmente. Allora, tra le varie cose nel lato americano, ci sono due o tre cosine da vedere. Uno è questo, il preview del Focke-Wulf arancione, bellissimo. Questo è americano, dovrebbe tecnicamente essere, come tutte le skin verniciate in maniera molto appariscente, un target. Quindi tecnicamente la sua skin era quella di un target. Questo è il Focke-Wulf 190 A8. La 8 è identico alla 8 tedesco. E spero che abbiano sistemato il flight model della 8, perché sennò far pagare 4.900 Golden Eagle della gente per avere quello che attualmente è uno dei più scarsi velivoli, non perché è scarso in sé, ma perché è piazzato a un battle rating che lo vede contro dei mostri sacri, non ha molto senso. Comunque, insieme a questo si va a piazzare anche un velivolo che voi dovrete sbloccare e si inserirà prima della linea dei Bearcat, che è il Tigercat, l'F7F1 Tigercat. Questo è un velivolo bellissimo. Questo è un velivolo che ha caratteristiche decisamente molto simili a quelle del Bearcat, anche se attualmente non l'ho ancora provato, ma se mi danno mezz'oretta lo faccio sicuramente in modo tale da potervi pubblicare quello che ho visto e ho capito di questo velivolo, anche se faremo prima probabilmente vederlo insieme quando uscirà la patch, perché nelle partite che ci sono attualmente adesso sul dev server ci sono solo bot, quindi non è che si possa fare poi molto. Questo è un bimotore, promette energia da paura, 5.3 di battle rating, armato di 4 cannoni AN-M2 da 800 colpi, quindi veramente eccezionali come storia. Altre 12.7 M2 Browning, 4 machine gun, quindi sono 4 e 4 8 bocche di fuoco, di cui quelle del cannone da 20 mm sono decisamente una cosa sola, anche perché considerate che più o meno ricalca la potenza di fuoco del Bearcat cannonato, quel secondo, e forse decisamente anche meglio. Quindi questo è un aereo che promette davvero bene. Il turning time è 19,7, rate of climb è 25, quindi è veramente un aereo che farà vedere delle belle prestazioni, secondo me, in gioco. Adesso passiamo a vedere qualche cos'altro. Ero sicuro. Ah, ecco, una delle cose che volevo farvi notare è che, con mio grande rammarico, l'uscita dell'F84B non erano state piazzate delle bombe. Adesso guardate che sfilza di rocket da 127 mm, da 250, no, 298 mm,
bombe da 1000 libbre, 100 libbre, 250, 500 libbre. Cioè, adesso questo aereo sta diventando veramente quello che avrebbe dovuto essere all'inizio patch 1.39, credo che fosse uscito nella 39. Io mi ci sto divertendo un sacco. È veramente un aereo tecnico, molto tecnico, però è molto bello da volare. Ci fai delle cose molto buone. Un po' difficile, però comunque ci si vola bene. Dal lato americano, no, altre cose, non, ho visto la separazione del P-51D col D-30 che obbliga prima del fatidico passaggio all'F-82E, che è il preludio ai jet. Diciamo, una volta potevi saltarlo a pie pari il D-30, perché comunque più o meno flight model è più o meno come 20, il D-5, non cambiava quasi assolutamente nulla, anzi direi assolutamente nulla. Adesso non so se l'abbiano differenziato, però credo 702, 24, 4, 18, no, stessa roba. L'F82 purtroppo non so che cosa dirvi, perché in realtà non è che abbia mai stupefatto, è uno degli aerei che odio di più di questo gioco. E poi passiamo dal ramo tedesco. Il ramo tedesco introduce il famoso, famosissimo, ci ho già fatto un volo su, è una delusione impressionante, ve lo dico sta subito, ma poi vi farò vedere come ho volato e che cosa ho capito, all'Horten. L'Horten è il 229V3, è, a parte che ha un suono dei cannoni che per me, non lo so, io è un po' imbarazzante, però vabbè, comunque, ai 30 mK 103, 340 colpi, non vi dureranno quasi nulla. È un aereo molto particolare. È un aereo che non ha accelerazione, è un aereo che ha una virata strettissima e quindi molto spesso, soprattutto nei primi voli, questa parte e questa parte delle ali vi salteranno. E diciamo è un po' particolare da volare, però vi farò vedere tutto in un video, è inutile che vi spieghi adesso com'è. Però diciamo che come linea è molto X-Files, è molto... Poi dicevano che i nazisti erano entrati in contatto con gli UFO, alle volte, sai, su quei programmi assolutamente assurdi che si vedono su D-Max, su Focus, quelle robe lì. Però è esteticamente molto bello. Questi carrelli non gli rendono assolutamente merito, ma quando è in volo, che ha una specie di profilo alare di un boomerang, è veramente molto bello. Non boomerang l'aereo, è chiaramente boomerang l'attrezzo. E ha una virata turning time a 28. Sì, forse, direi anche di no. Cioè, tira delle virate che 15G, poco gli manca che si strappano i denti anche al pilota. Quindi vira molto stretto. Il discorso è che non ha energia, non ha energia, nonostante abbia due reattori, non ha energia. Vabbè, comunque ci torneremo su all'Horten. Qui, il resto, diciamo, è quasi tutto tranne l'A4, che è il Focke-Wulf 190 A4. Questo è un ERA 2 Late 3.3 di battle rating, questo promette bene. Come tutti i Focke-Wulf, io adoro il Focke-Wulf, quindi voglio assolutamente provarlo. Ha un misto di due cannoni 20 mm MG151, quelli che vanno bene, 500 ammo, e MG FFM x 2 che ha 180 munizioni. Cosa dire degli MG FFM? Che sono dei grossi cessi, però diciamo... Ha la possibilità di switchare. Quando voi trovate nella descrizione dei cannoni tre distinte righe, significa che voi potete intervenire con tre diversi tasti di interazione. Quindi potete andare di fuoco singolo sulle 7,92, fuoco singolo sulle 20 o fuoco singolo sulle MG151, sempre da 20 mm. Questo fa sì che questo aereo possa avere comunque un bel po' di munizioni, diciamo, potete switchare tra MG FFM 151, però va da sé che l'FFM non mi ha mai stupefatto, quindi direi che non è che comunque hanno sistemato il damage model delle 20 mm. Vediamo, vediamo, ecco, non anticipo nulla. Comunque nella 1.41 l'MG FFM era un eccesso, mentre il 151 faceva il suo male. Va da sé che il Focke-Wulf dovrebbe tecnicamente essere esattamente la stessa macchina degli altri, adesso magari con un po' meno di energia. È una serie Anton, quindi anche voi sapete, l'Anton, il primo, era di soli FFM e MG17, quindi va da sé. Adesso non vorrei dire male, vediamo, perché magari sto... No, no, MG17 è FFM, sì.
Quello ha più munizioni, probabilmente un po' più pesante, però comunque questo garantiva buoni voli. Questo 3-3 sono esattamente lo stesso battle rating. Io questo forse o diminuisci la 1 o aumenti un po' la 4, perché comunque effettivamente anche sul discorso dell'arcade il munizionamento e l'efficacia del fuoco è diversa. Vabbè, comunque questi saranno dettagli che andremo a vedere più tardi. Nella parte delle armi, ovviamente, ci sono un sacco di cose strane, strane, perché dico strane? Perché a parte, vabbè, la linea dei premium e quegli altri che sono più o meno sempre gli stessi, hanno implementato tutta questa serie di artiglierie antiaeree. Questo Flakpanzer 4 Wirbelwind. Comunque, questa qui è una quadro con questo esagono, diciamo, ottagono, scusate, non è un esagono, comunque è un ottagono di torretta. Che ha la possibilità di, diciamo, fare bei danni. Io l'ho provata, la Flak 38 riesce a perforare molto bene anche i carri armati, sia armata di AP. Il famosissimo Ostwind è sempre con questa torre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ottagonale, quindi questo cannone da Flak 43 da 37 mm è capace di abbattere anche i T-34. Quindi vedete con questo show armor, cioè ovvero come si prospetta, quali sono i punti deboli e i punti forti, poi vedete c'è tutta la possibilità di riuscire a vedere questa nuova funzione che vi dice dove è perforabile e dove no un carro armato. Adesso passiamo a quest'altro, era 4, Flakpanzer 4, guardate, questo è un carro armato, adesso tolgo perché fa veramente schifo. Oddio, cos'è sta roba? C'è della gente dentro? Ah sì, è vero. Scusate, non mi ricordavo che c'era l'opzione della gente dentro, però non serve assolutamente un cazzo. Ah no, sì, si vede perché ha i moduli. Fuel tanks, radiator, l'engine, è fatto da Dio, veramente stati bravi sti ragazzi. Gunner, commander, machine gunner e driver. Ottimo, adesso facciamo così perché sennò diventa veramente tremendo. Questa è un'altra Flak antiaerea, qui monta 30 mm MK 103-38 e concludiamo col Coelian, che è questo qui, ed è veramente bellissimo. Questo penso che lo chassis sia quello del Panther, anzi direi a occhio, senza dubbio, è quello del Panther, e sopra c'è un'antiaerea Flak 44 da 37 mm. Questo, se volete, vi faccio vedere anche quanto è figo. Questo è, diciamo, il discorso delle armature, quindi giallo, verde, rosso in base alla possibilità di penetrarlo, e dentro c'è tutta la gentaglia. Guardate che belli come si stanno divertendo. Questi qua, questo pacchetto di ammo, ammo, ammo. Questi sono i fuel tank, l'engine, fuel tank, radiator, radiator e radiator dovrebbe essere questi qua, esatto. Bene, chiudiamo qui il discorso. Della parte dell'aviazione l'abbiamo già vista, adesso passiamo ai russi. I russi sulle linee nuove, non mi pare di aver visto assolutamente nulla, a meno che... No, ah sì, queste qua sono le ZSU-37. Questa è una Flak antiaerea, anche lei, guardate che figata, impressionante. Questa è formata da una torretta a pentagono sopra. Chiaramente qua possiamo fare anche show armor per vedere più o meno dove è vulnerabile e dove no. E poi guardiamo anche, guardate come sta bene, sembra un pilota di Formula 1, sto poveraccio qua. E lì dentro stanno facendo un poker. Va bene, adesso guardiamo l'ultimo, ZSU-57-2, era 5, non so che cazzo batterà mai sta roba qua, però è veramente bellissima. Questa è un'artiglieria antiaerea che monta un 57 mm S-68. E anche qua show armor, giusto per non farci mancare niente, e poi dopo vediamo dove sono i poveracci. Adesso vi faccio vedere. Eccoli qua, sono tutti su e il nostro pilota, sempre messo in maniera molto è bellissimo. Ebbè, questa qua starò delle ore con questa funzione a guardarmi sti poveracci come erano messi. Questa è una macchina infernale, era 5, chissà che cosa cazzo tirerà giù mai, però va bene lo stesso, dai. Beh, ci sono i jet, cioè non è facile gestirsi un combattimento del genere. Va da sé che l'aviazione invece presenta delle macchine che sono l'IL-28. Il 28 è un bombardiere già provato,
bellissimo perché comunque ha al frontale l'NR23. L'NR23, scusate, che in realtà lo azionate voi, l'avevo già provato, e due torrette con l'NR23, una frontale qua sotto, eccola qua, e una posteriore qua, quindi una binata di coda. E quindi sono, beh, è un bel jet, nel senso molto veloce, riesce anche a interagire con dei bersagli di terra più leggeri, tipo le artiglierie, le antiaeree o anche le truppe, diciamo le light, perché comunque l'NR23 è un buon cannone e soprattutto può avere anche un carico di munizioni interessante perché 12 da 100, 4 da 500, 2 da 1500 e 1 da 3000. Quindi andatelo a prendere. Adesso non so se nella 1.43 con l'introduzione del Canberra, che è il Canberra americano che è qua, B57, che in realtà non vi avevo fatto vedere prima, ma che comunque c'è in due versioni. Eccolo qua. Questo è un aereo veramente molto bello. L'ho visto volare, ne ho anche battuto un paio con gli Horten. Con l'Horten, scusate, non con gli Horten. E B57, i tedeschi hanno la Rado. Questi hanno l'IL-28, i russi hanno l'IL-28. Questi hanno la versione del Canberra inglese. Adesso ci torniamo su, ma che research, volevo farvelo vedere, preview. Eccolo qua, guardate che bello, anche lui molto simile all'altro. E incredibilmente i giapponesi buttano su dei jet. Allora, c'è il Kitsuka, che è un jet. Voi avrete già capito di che cosa si tratta, io l'ho già capito, la linea è decisamente molto simile. Messerschmitt ME262 è, diciamo, quasi, anzi per non dire del tutto uguale all'ME262. Non so chi mai lo userà, visto e considerato che chi ha già il Sabre usa il Sabre, chi non ce l'ha, il Kitsuka non è che se lo cacherà tanto. Adesso, prima di farvi vedere quelli giapponesi, eravamo sui russi, scusate che poi faccio del casino. Vabbè, comunque, i russi, diciamo, nella parte dell'aviazione, a meno che non abbiano introdotto degli altri I-16 da qualche parte, o il MiG-334 probabilmente hanno introdotto. Eccolo qua. Cosa dice di più o di meno degli altri MiG, non lo so, però comunque l'hanno introdotto. Due Schwak da 20 mm, il resto più o meno la stessa cosa, bellissima skin, a me piace un sacco. Passiamo alla parte degli inglesi. Gli inglesi chiaramente non hanno ancora carri armati, ma comunque possono utilizzare quello che era il Canberra e il Venom FB4. Il Venom FB4 ho avuto il piacere di provarlo e vi devo dire che io il Vampire, poverino, lo adoravo, ma proprio per l'estetica. Ma il Venom lo adori per l'estetica e lo adori anche perché è un eccellente fighter. Buon ratio di virata, buone accelerazioni. Diciamo anche ottime accelerazioni e buone velocità di crociera. Quindi armato di Hispano Mark 5, 4 cannoni da 20 mm, è un signorino che si farà rispettare sul campo di battaglia. Sicuramente non come il Vampire FB5, che spero riescano a declassare per farlo girare con i Meteor, perché veramente non ha molto senso farlo girare lì. Canberra, no, non voglio ricercarti, ringrazio, volevo fare una preview. Canberra è un bel jet e quindi 9 da 500, 6 da 1000, 2 da 1000 e 1 da 4000 libbre garantisce quello che è tutto sommato la possibilità di fare attacchi veloci modello Arado. Infatti con gli americani, i russi, i giapponesi, che i giapponesi metteranno su l'R2Y2 Kai V1, questa roba qua, adesso devo ancora dargli un nome perché guardate che bello paffutello che è, sembra gobbo anche, poverino. Comunque questo è un jet da bombardamento, quindi lui è armato da 30 mm Type 5x4 cannoni da 600 ammo, quindi ha un bel andare anche lui, vedete qua proprio sul muso, e una bella bombazza, adesso vediamo se ce n'è anche di altre, comunque 800 kg probabilmente è la navale, vedi, 800 navi Type 99, e oppure la 800 kg normale per gli attacchi a terra. Il perché ce l'abbia, perché non ce l'abbia, adesso non lo disquisisco qua. Questa è la sua versione un po' più lievemente più potente. E poi c'è la versione V3, di cui allo stato attuale noi vediamo che cambia solo la skin, ma in realtà ha anche delle caratteristiche tecniche differenti. Ora,
Definito che ci sono questi aerei nuovi e definito che ce ne sarebbe veramente un numero importante, c'è anche il J7V1, assolutamente terribile, per gli amanti dell'horror, credo, è più brutto di Alien, Cristo, guarda che bello. C'ha i baffi, sembra un pesce gatto, cazzo, ha i baffi e qua c'è anche l'amo piantato. Sto coso qua non ha un senso logico di esistere, è una tra le creature più brutte del creato, io spero che tanto che nessuno abbia il coraggio di volare una roba del genere, io ci proverò sicuramente. Però, comunque, definito tutto questo, definito anche che probabilmente mi sarò anche dimenticato qualche aereo qua e là, non è nell'essenziale la patch 1.43 il discorso di introdurre nuovi velivoli, tanto quanto il ritocco dei flight model e il ritocco di quello che sarà anche i damage model, quindi tutte le armi. Io mi auguro tanto che loro abbiano fatto un ottimo lavoro su questi velivoli, soprattutto sull'impatto che ha l'arma sul velivolo, perché dalle prime vi posso garantire che qualcosa è cambiato, me ne sono accorto, però non ho la certezza matematica perché potrei anche essermi sbagliato. Però, insomma, va da sé che secondo me non tarderà tanto ad arrivare questa patch 1.43, quindi vedremo insieme anche di commentarla. Quindi adesso vado a fare un po' di gameplay che magari vi metto anche su come video più avanti, in modo tale da poter avere qualcosa di cui discutere anche in altri video, perché sennò questo diventa lunghissimo. Quindi niente, anche per questa volta è tutto. Guardatevi sempre le ore 6, non dimenticatevi mai di farlo. E ci vediamo alla prossima. Ciao!